Salve onorevoli, siamo qui sul Signore degli Anelli, la battaglia per le Terre di Mezzo, nell'espansione e l'ascesa del Re Stregone. Allora, nello scorso episodio avevamo iniziato l'epilogo con la caduta di Angmar. Credo che questa sia l'ultima definitiva missione, sempre se questo non è l'inizio di una lunga campagna, ma non credo, anche perché vedo che tra gli obiettivi abbiamo sconfiggere i stregoni di Angmar e riporta la pace all'Ovest, quindi Ma li dobbiamo ritrovare! abbastanza difficile che ci siano altre missioni. Ma detto ciò, avanziamo. Conquistiamo questa zona! Ah, ho scoperto che queste unità, diciamo, ridotte sono delle unità speciali molto forti. Praticamente sono forti contro tutte le unità Non di dispetti! Armada. Qua! Praticamente con tutte le unità, esclusi gli eroi. Di qua, Elfi! Abbiamo due trabocchi. Lancieri di qua! Andiamo! Il mio maestro vuole che ti zittisca. Vieni con me e muori in eterno. Dai, su, uccideteli. Pace, figlio perduto di Arnor. Il nostro acciaio placherà il tuo spirito. Crash. Uccidi Crash, lo spettro errante. Sì. Magari mi dicessero dove. Uè, questo maledetto congela. Buttatelo giù. Ma Crash, dove sei? Crash? Dove sei finito, amico mio? Aia, ora qui sì che abbiamo problemi seri. Questi qui per quanto tempo rimangono immobili? Solo per curiosità. Dai. Aia. Ripetiamoli negli abissi infernali. Nessuna pietà. Ma prima di tutto ammazziamo Crash, che è uno degli eroi più inutili di tutta la campagna di Angmar. No, è il più inutile, mi correggo. Perfino più di Morgomir. Ha sofferto molto e ora riposerà come un vero capitano di Numenor. Oggi abbiamo compiuto grandi imprese. Se non sbaglio è l'ultimo capitano di Numenor, se non erro. Uff, è stata sanguinosa. Che poi quando sto vedendo è formato in conche la mappa. Quindi qui se ad esempio mettiamo una fortezza degli elfi, quindi tutta questa strada la possiamo riempire di alberi di Malorn che producono. Che producono risorse, logicamente. Per noi non ne vedo la necessità, abbiamo abbastanza capitale. Andiamo! Salviamo soprattutto, che in questa conca troveremo qualche altro felice personaggio. Perché alla fin fine all'appello chi manca? Manca il troll. Ma quello credo che sarà al fianco del Re Stregone. Conquistiamo questa zona! Ecco l'accampamento nemico! Disponiamo questa zona! Gli attacchi di questi troll sono mirati e potenti. Dobbiamo cercare di scoprire dove vuoi provenire. La loro presenza qui è un insulto! Da dove vuoi che provengano i troll? Presto! A cavallo! No, ma sinceramente, da dove vuoi che provengano gli attacchi dei troll? Sto salvando sempre perché ogni conca ci potrebbe essere qualche potenziale attacco e ora come ora non abbiamo questo enorme esercito. Per lo più sto approntando la zona trovando come posso dire, trovando un approvvigionamento. Presto. Quindi vediamo. Conquistiamoli questa zona. Destra o sinistra? Andiamo. Proviamo la sinistra. Vedo che quello sia il piano. Andiamo, scendiamo! Il nemico controlla queste terre. Sì. Ah, ecco da dove tirano. Cominciava a dire, ma porco Giuda, da dove tirano? Pronti? Mettimi giù questa qua. Oggi sarà la fine per i seguaci di Sauron. Mi hanno distrutto gli ultimi. Piccoli uomini, dovevate stare nella città bianca. Rogash mostra la forza dei troll! La tua forza è grande, troll del nord, ma neppure tu ci fermerai a un passo dal covo del tuo padrone.
diciamo che carichiamo, rifacciamo un esercito e proviamo ad attaccare. Perché così la situazione è un attimo è impossibile da gestire. Non possiamo avere attacchi dalla fortezza, attacchi dalla fortezza. No, mi correggo, attacchi dalla fortezza, attacchi dal muro della fortezza, attacchi da Rogash. Non abbiamo un esercito così potente. Combattiamo come un solo uomo. Non andiamo indietro. Quindi approntati in questa conga, l'ho detto, cioè, perché andare a sinistra? A sinistra stanno i comunisti, persone cattive, andiamo a destra. Non so cosa ci sarebbe. Andiamo. Da dove attaccano? Ci sarebbero i fascisti, però. Non sono mica tanti uomini, nemmeno quelli, però. Fate finta di niente. Piccoli uomini, dovevate stare nella città bianca. Rogash mostra la forza dei troll. La tua forza è grande, troll del nord. Ma neppure tu ci fermerai a un passo dal covo del tuo padrino. Mettiamo giù Rogash, che è molto forte. Non rido, bastardo, questo incantesimo te l'ho insegnato io. Temete la mia lama! Vengiamoli indietro! Ma porco Giuda, che figata, mi piace questo incantesimo. Uccidiamo quelle luride creature! Dobbiamo uccidere Rogash molto velocemente. Vedo la morte arrivare! Voi e questi attacchi da 4 soldi. Rogash è morto. Rogash, per gli dei, Rogash. Abbiamo qualcosa tipo... Le mie ferite sono profonde. Uccidimi, Rogash. E chi se ne frega che è morto? Quali obiettivi avevamo? Ernur e Glorfindel. Bene. Chi è rimasto in vita? Appigliamo le nostre spade. Rogash non lo lascio a uno sputo di vita così. Alla battaglia! Rogash muori. All'attacco! Rogash è stato un valido avversario. Possiamo solo sperare che non ve ne siano altri. Ma che bello, che alla fine Rogash non aveva nessun... non era tanto cattivo, combatteva solo per la sua razza. Qui mi dai 5 picche. Efficacia a distanza. Redery Gondor è morto. Ma porca puttana. Sì, ok. Gli stendardi sono lacerati e i cadaveri ricoprono la terra. L'equilibrio come lo troviamo? Nel modo più barbarico possibile, suppongo. Vi difenderemo da qui. Voi vi ritirate. Raduniamoci, cavalieri. Portiamoli di qua. Con voi proviamo un assalto sotto il muro. Morirete, sì, con onore. Raduniamoci di qua. O più semplicemente mi farete un favore. Andiamo. Lanciamoli di qua. Portiamoli di qua. Ibrahim. Stanno attaccando. Ecco l'accampamento nemico. Buttiamo giù quel trabocco. Erano molto più forti le catapulte degli altri, come si chiamano. Piccoli uomini, dovevate stare nella città bianca. Rogash mostra la forza dei troll! La tua forza è grande, troll del nord. Ma neppure tu ci fermerai a un passo dal covo del tuo padrone. Le fattorie sono sotto attacco! Sono anche qui! Sentinelle di Midland. Noi sorvegliamo la torre bianca! Le
E speriamo che ora non abbiamo uno di quegli attacchi. Cioè, speriamo che ora che abbiamo destato Rogash, Rogash non ha la felice idea di venirci a attaccare nel nostro campo base. Comunque, per il resto, abbiamo buttato giù una balista. Uniamoci, Elfi. Non restiamo indietro. Siamo sotto attacco. Noi sorvegliamo la torre bianca. Prestatevi da parte. Mi sa che abbiamo destato Rogash. Fra un po' vedremo Rogash venire qui. Non che sia una brutta cosa, perché Rogash qui è molto vulnerabile. Sì, sta arrivando Rogash. Ti stanno attaccando! Sta arrivando Rogash. La vista mi abbandona! Noi sorvegliamo la torre bianca. Attenti alle spalle. Lasciamo, prepariamoci. Bene, mi sa che farà una brutta fine la prossima volta che andiamo a trovare Rogash. Perché è completamente indifeso senza il suo esercito. Abbiamo destato la maggior parte di tutti i suoi servitori. Ce l'abbiamo fatta. Non è ancora... Nulla, non tutto è ancora perduto. Andiamo. Che poi nonostante tutto la trovo molto semplice come mappa, non vedo tutta questa difficoltà. Restiamo in ricapitolando, ormai avevo spostato l'obiettivo. Avanti, manteniamo l'ordine. 4 e 5. 3, 4 e 5. Dobbiamo portare al 3 per sbloccare lame temperate, porta stendardo e corazza pesante. Dobbiamo sbloccare. Noi sorvegliamo anche la torre bianca. Questo l'abbiamo già sbloccato, fortunatamente. Prepariamoci. Per il resto, non voglio mettere queste unità speciali perché sì, sono forti, ma mi riducono di troppo l'esercito. Troppo. Cioè, in totale, dato che sono 5 cavalieri. Con 3 unità avremo 15 cavalieri ed è pochissimo. Come al dobbiamo solito. Dobbiamo trovare altre risorse. No, anzi. Meglio se aspettiamo a sbloccare quello. E per ora abbiamo ricreato un esercito. Mentre queste sono le strutture degli uomini. Il mercato, così importante, dà dei potenziamenti molto utili, che sono grande raccolto, che dà il 10% in più alla produzione di tutte le fattorie. Abbiamo potenziato la fucina.